Sempre dagli uffici di Gretel a Shenzhen vi mostriamo il nuovo A8 Pro, uno smartphone che è stato qui appena presentato, è uno smartphone 3G ma con un bel design e con alcune caratteristiche di livello superiore. Ve lo mostro un po' in dettaglio, ha uno schermo da 5 pollici IPS HD, in alto c'è una camera frontale da 2 megapixel, in basso abbiamo i tipici 3 pulsanti di Android, poi vedete il frame è completamente realizzato in metallo con finitura satinata sul bordo e invece spigoli Diamond Cut, quindi un dettaglio di pregio per questo smartphone. Per quanto riguarda bottoni e interfacce, c'è il pulsante d'avvio, il bilanciere del volume, sulla parte superiore una micro USB e un jack audio combo. Sul fondo c'è lo speaker, mentre sulla cover posteriore possiamo vedere che è completamente realizzato in plastica, arriverà in 4 diversi colori. Dicevo, possiamo vedere una doppia camera con sensore principale da 8 megapixel e sensore secondario da 0.3 megapixel, quindi non aspettatevi chissà quali performance nella profondità di campo da questa camera. C'è anche un flash LED e poi qui in alto sulla cover c'è anche un sensore di impronte digitali, quindi insieme al design il sensore di impronte digitali è un po' la caratteristica che permette a questo Gretel A8 Pro di distinguersi da altri smartphone 3G. Circa la piattaforma, ve la mostro velocemente, c'è all'interno un processore MediaTek MT6580A quad core con 1 più 16 GB di memoria e una batteria da 2200 mAh. Oltre al Gretel A8 Pro, qui la ditta sta presentando anche un altro modello che in realtà è già in prevendita, si chiama Gretel A7 ed ha la stessa piattaforma hardware del modello che abbiamo appena visto, ma con un design molto più semplice, molto più in linea con altri prodotti che si trovano sul mercato su questo genere di device. Lo schermo è da 4.7 pollici, ma è comunque una IPS HD e poi in basso vediamo il pulsante d'avvio molto carino con questa decorazione lucida in metallo. All'interno ospita anche un LED di notifica che si illumina per darci le informazioni circa ad esempio lo stato di carico, oppure se state ascoltando della musica si illumina anche esso. Per quanto riguarda poi le interfacce sui lati, vediamo sul fondo c'è una micro USB, sul lato destro i classici pulsanti, sulla parte superiore il jack audio combo, quindi niente di speciale. Mentre sul retro vediamo la camera principale da 8 megapixel e il flash LED, quindi non c'è qui la doppia camera, non c'è il sensore di impronte digitali né quel frame in metallo che rende la 8 Pro così particolare, un design un po' più comune, anche questo arriverà in 4 diverse colorazioni. La cover posteriore per entrambi è removibile e ci permette di accedere all'interno alla batteria e agli slot per SIM card e per microSD. Vale anche per il modello A8 Pro che ha anch'esso una cover posteriore removibile e tolta la cover possiamo anche qui accedere alla batteria e agli slot per microSD, vedete è già occupato da una microSD e per due SIM card. Gretel A7, abbiamo già detto, è in prevendita già adesso con prezzi di circa $47,50, mentre il modello A8 Pro arriverà soltanto a giugno.